temi più importanti, l'intervento di conclusione, dove andremo a parlare di un tema sociale ed etico molto importante, che è la bellezza e il benessere, la cosmesi e il body empowerment come cura. In questi tre giorni di International Estetica parliamo sempre di bellezza, di benessere, di salute, ma talvolta quando viene a mancare la salute, quindi nei casi di malattia, non dobbiamo dimenticare che c'è sempre bisogno di bellezza. In questo caso l'intervento è a cura di Onco Beauty Onlus, dove andremo a trattare proprio l'argomento della bellezza e benessere nella malattia. Sappiamo benissimo che le donne colpite da tumori femminili o che devono affrontare comunque un percorso oncologico, spesso si trovano a dover perdere obbligatoriamente la propria immagine a causa delle cure salvavita. Queste cure incidono con la perdita dei capelli, la perdita delle ciglia, delle sopracciglia, ma anche con tutta una serie di effetti collaterali estetici, cutanei, che vanno a incidere sulla propria immagine e sulla percezione corporea. Una donna che si trova a dover perdere la propria immagine involontariamente fa anche difficoltà ad accettare se stessa e deve ricostruire l'immagine di sé allo specchio e la percezione di se stessa e del proprio corpo per riuscire ad affrontare questo percorso di cure con maggior fiducia. In questo caso è fondamentale l'ausilio dei professionisti, professionisti come il cosmetologo, come il farmacista, come la psicologa, tutti i professionisti del comparto beauty come anche l'estetista specializzata in oncologia, il makeup artist, figura anch'essa fondamentale, seppur diciamo marginale, perché il trucco sappiamo che viene visto come qualcosa di futile, un belletto, comunque qualcosa di temporaneo, ma in quel caso il trucco può essere anche cura dell'anima. E andremo a parlare di questi argomenti con le professioniste dell'associazione Onco Beauty Onlus, che vi presento, e sono Gloriana Assaldi, farmacista, cosmetologa e la direttrice del master di cosmetologia dell'Università Pegaso, e Cinzia Magistri, psicologa esperta in body positive e body empowerment. Oggi parleranno della cosmesi e body empowerment come cura. Lascio la parola alle esperte. Allora, sentite? Si sente? Sì. Ok. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Un minimo di presentazione per chi non mi conosce. Sono Cinzia Magistri, sono una psicologa e una counselor professionista. Mi occupo di empowerment, quindi di quel metodo e quell'insieme di tecniche e di esperienze che servono, che sono utili per far sì di andare a sviluppare e potenziare le capacità e le abilità delle persone, partendo dal presupposto che ognuno di noi ha dentro di sé tutte le risorse necessarie per far fronte alle vicissitudini della vita e per raggiungere quelli che sono i propri obiettivi, sia personali che professionali. Quindi lo scopo dell'empowerment è quello di rendere la persona consapevole delle proprie possibilità, in maniera di andare ad accrescere l'autostima, quindi quella percezione del proprio valore e il senso di autoefficacia, che è quel sentirsi capaci di poter scegliere quale comportamento è più idoneo per affrontare una situazione della vita. Chiaramente non ci dobbiamo dimenticare, nel lavoro che andiamo a fare di empowerment, tutte quelle ostacoli, quei pensieri sabotatori che non ci permettono di arrivare a esternare quelle che sono le risorse che abbiamo detto prima. Il focus del mio lavoro è sulle relazioni, quindi noi viviamo nelle relazioni, stiamo in relazione sempre e comunque con tutti, noi abbiamo una relazione con noi stessi come abbiamo una relazione con gli altri, quindi gli altri intesi come famiglia, figli, amici,
relazioni di coppia e abbiamo anche le relazioni e i rapporti quelli che sono nell'ambito lavorativo. Andare a creare delle relazioni positive e andare a capire come poter andare a risolvere quelli che sono dei conflitti o delle incomprensioni, ritengo che ci faciliti la vita e ci renda sicuramente un vivere con gli altri e con noi stessi un attimo più armonioso. Quindi la prima relazione è la relazione con noi stessi. Parlando della relazione con noi stessi, non possiamo dimenticare come una relazione positiva con il nostro corpo e con la nostra immagine possa far sì che la persona riesca ad esprimere, quindi a tirare fuori nel migliore dei modi, quello che è la sua identità, l'identità più profonda e un'identità più autentica. Ecco che qui ci riallacciamo al discorso della body positivity. La body positivity è un movimento politico che è nato negli anni 60 proprio per condannare, per reagire a dei canoni che erano stati prestabiliti da una società, dei canoni di bellezza per cui un corpo era ritenuto bello solo se rispecchiava quei canoni che erano stati prestabiliti. Quindi il movimento cercò di sottolineare che invece ogni corpo è valido e ogni corpo è forte e quindi distaccandosi da tutti quelli che erano i canoni che erano stati imposti. Come esperta di body positivity empowerment, diciamo che il mio compito è quello di favorire un processo di costruzione di un'immagine di sé positiva e di una relazione con il proprio corpo sano. Quindi trovarsi bene, sentirsi a proprio agio con il proprio corpo. Questo chiaramente significa che dobbiamo accettare, in qualche modo insomma accogliere quello che siamo e il nostro corpo, perché dobbiamo andare a cercare nella conoscenza di quello che siamo, nell'accettazione di quello che siamo, possiamo andare a sviluppare, a potenziare tutti quelli che sono i nostri punti di forza e a imparare anche un po' a giocare con quelle che sono le nostre imperfezioni o quelle che riteniamo tali. Quindi l'obiettivo diciamo così della body positivity, di un percorso di body positivity, è quello di prendersi cura di sé, ma è anche quello di cercare di vivere in maniera sana e felici le nostre relazioni sociali, è quello di non aver paura del giudizio degli altri, è quello di sentirci a proprio agio anche in contesti lavorativi, è quello di vivere appieno la sessualità, il rapporto di coppia, ed è anche quello di sentirci sicuri quando ci muoviamo nello spazio e nel mondo. Anche qui non dobbiamo assolutamente dimenticare quello che possono essere tutte le paure e i blocchi che ostacolano quello che è lo sviluppo di una relazione, di un rapporto positivo mente-corpo. Ecco che qui nasce la collaborazione con l'associazione Occo Beauty e quindi con Valentina. L'associazione Occo Beauty si occupa di bellezza oncologica e quindi il mio, diciamo, ruolo all'interno di questa associazione è quello di accompagnare e supportare le donne in rosa in quello che è quel difficile percorso, quel complesso percorso oncologico, che chiaramente crea una serie di problemi, insomma di disagi. Diciamo che le difficoltà sono tante, sono veramente svariate. Dal momento in cui abbiamo la donna in rosa ha la diagnosi, a ritornare ad una vita normale, le tappe che si percorrono sono veramente tante e non sempre si ha la capacità di superarle. La fase quella delle terapie e anche di un eventuale intervento chirurgico chiaramente è quel momento in cui bisogna fare i conti con un corpo che sta cambiando e che non sempre si riconosce, no, come non ci si riconosce più in quel corpo che sta cambiando. E anche tutto quello, si rimane un pochino attaccati a quello che è un'immagine precedente
non si riesce ad accettare che qualcosa sta cambiando, e l'immagine che ci rimanda allo specchio spesso crea delle forti emozioni, come per esempio la rabbia, che non si riescono a gestire. Quindi il lavoro che sicuramente va fatto è innanzitutto imparare a gestire le varie emozioni che vengono fuori durante il lungo percorso. Dopodiché si farà si andrà a creare quella che è un'immagine interiore nuova, una nuova immagine interiore che rispecchi quello che è l'identità della persona. Questa identità interiore chiaramente deve un pochino essere congruente con quello che sarà poi un'immagine esteriore. Quindi le donne sono anche accompagnate in quello che è magari un processo di cambiamento di look, il make-up, piuttosto che l'outfit, insomma ritrovare un modo di sentirsi sicure per vivere la propria vita nel migliore dei modi, sentendosi a proprio agio nei panni che si portano, nella propria pelle e nei propri panni. Quindi abbiamo detto che tra il prima e il dopo, quindi prima della diagnosi e poi il riaffacciarsi ad una vita normale, insomma è un percorso veramente importante e difficile. La donna spesso si sente con un senso di inadeguatezza molto forte, ci sono delle insicurezze che pervadono tutte le giornate, ci sono degli umori che sono alti e bassi continui, e spesso la donna cerca in qualche modo di chiudersi a riccio perché ha proprio, si trova a disagio nell'affrontare la sua quotidianità. Ed è per questo che queste donne vanno sostenute, che queste donne vanno aiutate a trovare quella che è una identità forte e a trovare anche quel coraggio di essere se stesse. In questo percorso, in questo viaggio, in questo progetto che è quello di Onco Beauty, insieme a me che ho creduto in questa causa, in questo progetto, ci sono anche altre professioniste che ci accompagnano e che ci aiutano appunto a supportare queste donne. E quindi adesso un'altra professionista che ha dato la sua disponibilità è la dottoressa Gloriana Assalti, e quindi lascio la parola a lei. Grazie. Allora, io mi occupo di cute, quindi di quelli che sono i danni cutanei, perché sicuramente l'oncologia, come tutte le patologie, la prima situazione che andiamo a intravedere, anzi che intravedere proprio a soffrire, è la cute. E sappiamo bene che sia la chemioterapia che la radioterapia non hanno un organo bersaglio, ma colpiscono tutti, perché chiaramente è un discorso sistemico. Quindi già nella radio possiamo andare a determinare e cercare di programmare la cura di quella cute, ma nella chemio tutto viene colpito, tant'è vero che oltre che si inizia con una desquamazione, poi si passa a questa secchezza cutanea, poi il prurito, poi le fissurazioni, le ulcerazioni e tutti quanti i danni degli annessi cutanei. Infatti oggi manca una mia collega con la quale abbiamo scritto un libro sulla dermocosmesi oncologica, proprio per i danni mani, piedi, che sono invalidanti. E quindi qual è il nostro compito, no? Perché diceva, beh, io personalmente non sono una dermatologa, però dal 2004 mi occupo di danni oncologici all'interno dell'ospedale. Quindi il nostro discorso è quello di cercare di entrare in contatto subito con il paziente oncologico, sia uomo che donna, sia giovane che vecchio, per cercare di prevenire, quindi dare quegli input importantissimi per le unghie, ad esempio, lasciamo stare i capelli che ormai ogni donna ha capito che ricresceranno, ma anche lì dare degli stimoli di cui adesso vi parlerò, e quindi cercare poi di riportare alla normalità quello che è stato il danno. E quindi, come diceva la dottoressa prima, ridare quel senso di benessere, anche perché abbiamo un problema sociale, nessuno vuole avere accanto a sé un malato, quindi l'effetto della malattia è deleterio sulla società. Io avevo una paziente che carinamente ha detto: la prego dottoressa, mi cancelli questa faccia da chemiota,
perché la faccia da chemiota è quella che non ha sopracciglia, non ha ciglia, è bianca, è smunta, è al di là proprio oltre l'animo, quindi è tutta coinvolta. Quello saggio che abbiamo detto. E anche perché dovete sapere, certo sarò io a dirvelo, che il cancro sta aumentando, ma non solamente nel numero ma nell'età. Abbiamo ragazze di 25-30 anni con tumore al seno, tumore all'utero, sono aumentati i tumori della bocca, questo più nell'uomo. Insomma, dobbiamo assolutamente essere presenti in queste situazioni. Ora però il punto è questo, che finora la cosmetologia è sempre stata considerata un mettiamo una crema, come quando dico il mestiere che faccio a tavola e mi dicono mi consigli la crema più buona che c'è, manco esistesse una cosa. Ogni prodotto va adattato non solo al tipo di danno, ma al tipo di cute della paziente o del paziente che ha avuto un danno. Perché se ad esempio io ho a che fare con un uomo, il quale ha delle problematiche specialmente sulle gambe per la descamazione, quasi sicuramente non darò lo stesso prodotto che do a una donna, e anche perché l'uomo non ha proprio l'abitudine mentale al prodotto cosmetico. Quindi io in tutti questi anni, quindi parliamo dal 2004 a oggi, ho vagliato più di 2600 prodotti. E cosa vuol dire? Che ho dovuto cominciare a effettuare delle eliminazioni importanti, che sono le molecole tossilate. Ora vabbè, qui siamo sul codice Vinci, che chi è del mestiere può capire, ma sono delle sostanze che si sono dimostrate essere cancerogene. I conservanti, ad esempio una banalità, molte creme per il corpo come deodoranti hanno nell'interno dei conservanti, che sono stati ritrovati all'interno del quadrante asportato sulla paziente oncologica. E le profumazioni, perché il profumo spesso contiene gli ftalati altamente cancerogeni. Per cui, vedete, sono delle stupidaggini a livello di prodotto cosmetico, ma che hanno un'importanza invece fondamentale in quella che è poi la scelta sul paziente stesso. Anche perché forse non tutti sanno che ormai la cosmesi è una vera e propria scienza, quindi racchiude in sé la medicina, la biologia, la chimica, la fisiologia. Quindi vuol dire che io, oltre a parlare di bellezza, e qui ne siamo, no? In questo momento più che partecipi, anche in maniera forse eccessiva da alcuni punti di vista, noi curiamo il patologico. Certo, la parola curare, se me la sente un medico si arrabbia, ma vuol dire comunque intervenire in qualche modo. Quello di cui sentiamo parlare spesso è questo cosmescettico. E quindi sono qui anche a spiegarvi la differenza, no? Il cosmetico perché è importante? Perché il cosmetico non è come il farmaco topico, che è costituito da una sola sostanza e poi dagli eccipienti. Il cosmetico è un insieme di sostanze che, appunto perché insieme, proprio come una squadra, formano un team altamente valido. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado in farmacia, e io sono una farmacista, e dico voglio il... che posso vedere? L'Aulin. Io non ho l'Aulin, perfetto, le do la nimesulide, perché la nimesulide è il principio attivo presente all'interno dell'Aulin e io posso farlo. Quando un farmacista, e qui me ne dispiace, vi dice vi cambio il prodotto perché è identico, vi posso dire che non esiste al mondo un prodotto cosmetico uguale ad un altro, perché cambia la percentuale, perché cambia la purezza, perché cambia, non c'è. Quindi se un medico vi prescrive, un cosmetologo, un prodotto, non ve lo fate cambiare. E quindi, vi dicevo, quindi quando parliamo di cosmetico parliamo di un prodotto dove sono stati vagliati i principi attivi, assemblati in maniera adeguata e quindi venduto. Il cosmeceutico si differenzia dal cosmetico perché è un borderline tra il farmaco topico e il cosmetico. Cosa vuol dire? Che io ho gli stessi principi attivi presenti nella farmacopea ufficiale, quindi nel farmaco, come i retinoidi, la vitamina A, la vitamina C,
varie sostanze che sono nella farmacopea, però sono presenti nel cosmetico. Quindi il cosmeceutico, pur non avendo una legge che lo fa accettare, che lo fa essere legale, tra virgolette, perché è un nome un po' inventato, se vogliamo, perché dovrebbe essere una crasi fra farmaco e cosmetico, in realtà è una sostanza che è un po' più del cosmetico, ma un po' meno del farmaco topico, e quindi sicuramente più valido, tant'è vero che oggi ci si avvale quasi esclusivamente dei cosmeceutici. E vabbè, non esiste una legge, abbiamo detto gli effetti collaterali, abbiamo detto che queste sostanze sono spesso invalidanti, e questi cosmetici che noi andiamo a utilizzare hanno una funzione fondamentale, quella di ricostruire la barriera cutanea. Quello che sui giornali, i giornaletti, viene anche descritto come il film idrolipidico. Praticamente il film idrolipidico, la barriera, che costituisce il cemento delle cellule, è come il vestito per noi. Non consente alla nostra cute di essere nuda e quindi non consente a quello che è esterno di penetrare e a quello che noi produciamo di fuoriuscire. E come facciamo? Facciamo studiando la fisiologia della cute. Ecco perché poi da qui nasce la necessità, con la nostra Valentina e con la nostra Cinzia, di creare un corso, ma non solamente per gli operatori farmacisti, medici o infermieri che già sono impastati, ma anche su tutto il mondo delle estetiste, che nel momento in cui entrano in contatto con una paziente oncologica, con una paziente con una patologia, non può assolutamente pensare di trattarla su delle cose che non sa, perché gli è stato detto, deve imparare a leggere il codice ICI, deve riuscire a capire qual è il tipo di danno che andiamo a fare, che va a fare la malattia. Cambiamo un secondo le batterie, così. Nel frattempo, mi ricambio, questo argomento è importantissimo perché tutti i professionisti del settore del beauty spesso si trovano a dover avere una cliente, e questa cliente nella sua vita potrebbe ammalarsi. In quel caso il professionista del settore beauty, l'estetista, qui oggi con noi abbiamo anche delle aziende che si occupano di onecotecniche, dermopigmentista, chiunque lavora nell'ambito della bellezza potrebbe incontrare una propria cliente che si ammala. E quanto è importante per il professionista essere formato ad avere almeno le basi per poter approcciare e conoscere quello che saranno gli effetti collaterali che questa persona avrà, quindi a cosa andrà incontro e come gestirlo. Ma guarda, io trovo che sia particolarmente importante parlare proprio al mondo delle estetiste e non nel mondo sanitario. Perché? Perché ad esempio il medico, il farmacista, ma anche l'infermiere, sa che prima di iniziare qualsiasi tipo di trattamento deve fare la cosiddetta anamnesi, cioè riuscire a capire che chi abbiamo di fronte, che cosa ha, quali sono le sue patologie al di là del discorso oncologico. Per cui dare una infarinatura almeno generale di quella che è la cura di un paziente con una patologia importante, io credo che sia fondamentale, anche perché le estetiste hanno questo grande vantaggio che il malato va da loro, perché l'estetista, differente dal medico purtroppo, spesso e volentieri, che ti salva la vita, non è accogliente. Infatti molti pazienti preferiscono gli infermieri, e allora quando tu vai in ospedale, come io che vado in sala, vedi che nella cucina dell'infermiere trovi dolci, gelati, caramelle, perché è una gratitudine che danno a queste persone che li accolgono. Il medico è giusto, io ti salvo la vita, basta, ma ormai anche la paziente lo sa che non vuole più questo, perché deve stare senza sopracciglia, perché deve stare senza una spiegazione di quando mi ricresceranno i capelli, perché ho le unghie nere, perché non posso evitare di avere le unghie nere, cioè a me questo fa arrabbiare, ci divento pure rossa, cioè voglio dire, no?
ma se io ho quest'arma in mano, ma perché non la devo utilizzare? Se io ho studiato per questo, perché non la devo aiutare a non avere questo tipo di danno? E allora facciamo un benedetto corso per sapere come si fa a non arrivare a questo stato di, no, che poi vanno da lei disperate, da lei preferirei che ci andassero per un passaggio, per una cura, non perché ormai sono distrutte, però si sono salvate. Non è più questo che vogliamo, il mondo è andato avanti, non basta vivere, abbiamo parlato tutti di qualità di vita. Comunque, tornando a questa materia invece così chimica, diciamo che la nostra cute è fatta come i mattoni, no? 5 strati di mattoni che però se non c'è il cemento fra loro i mattoni cadono. I mattoni cadono e si formano i crateri, le case cadono. E la stessa cosa succede sulla nostra cute. I nostri prodotti servono a ripristinare quella che chiamiamo la barriera cutanea. E quindi chi ha più da dire lo dica. È per questo che il nostro team, ognuno di noi, ad esempio lei è una truccatrice, anch'io sono dermopigmentatrice perché mi sono sempre interessata di seno, di cicatrici, però entrambe che facciamo questo lavoro anche per me, sappiamo quali prodotti cosmetici usare. Ad esempio, voi lo sapete che quasi tutti i rossetti a lunga durata contengono, lasciamo stare quel povero nickel, ormai non ce ne può più, ma contengono il piombo, contengono il rame, contengono il zinco, contengono metalli tossici o oncologici che determinano forme tumorali importanti. Cioè, parliamo di queste cose, ma guardate che non è che sono le casette da 4 soldi, parliamo dell'Oreal, parliamo di Clinique, insomma. Quindi, nostra funzione qual è? È quella di dare a casa prodotti che tutti possono trovare. Io credo che ci siano delle aziende, io ho anche insegnato 8 anni in un'azienda che diciamo metteva sul mercato estetiste brave per l'oncologia, e va bene, però io non posso mettere il paziente in condizione di cercare solo quel prodotto che non trovano nel paese sperduto sotto le montagne. Devono andare in farmacia, ordinarlo e trovarlo, perché anche questo è agevolare la loro vita. E come lo facciamo? Attraverso una detersione che sia quella giusta, con i prodotti giusti, con un'idratazione giusta e con una protezione solare. Ovviamente la protezione e l'idratazione a diversi livelli, questi sono i tipi di idratazione che noi possiamo dare a seconda del tipo di danno. E poi ad esempio c'è anche il microbioma cutaneo, molti non sanno neanche cos'è il microbioma, oggi se ne parla come la situazione fondamentale per il nostro intestino, ebbene anche per la nostra cute, perché ristabilire un microbioma, quindi una flora batterica che deve esistere, è fondamentale, e ci sono cosmetici che hanno proprio questa funzione. E questi sono tutti i danni più importanti, quindi mani e piedi, quella secchezza cutanea che vedete, che è pericolosissima, specialmente negli anziani, perché quelle squame fanno venire voglia di grattare. Se io mi gratto mi creo delle lesioni, e se io mi creo delle lesioni mi creo spesso delle infezioni cutanee. Quindi la nostra necessità è di entrare il più presto possibile a contatto con il paziente oncologico. E poi vi ricordo i solari. Guardate che quando piove e fa freddo l'80% dei raggi solari passa. E perché dobbiamo metterli anche d'inverno? Quando lo domando alle pazienti giustamente mi dicono, ma dottore, pure l'inverno. Eh sì, perché i raggi si dividono in UVA e in UVB, lasciamo stare l'UVC. Gli UVA sono presenti dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi sempre. Gli UVB sono presenti solo l'estate, e noi ci proteggiamo perché ci scottiamo. Gli UVA non li vediamo. Quando sentite parlare della protezione 100, 100 è una piccola buffonata, perché 150 la pari sono. Ma qual è il segreto del 100? È che l'UVA è più alto, e quindi usato per assurdo d'inverno conviene rispetto all'estate. Vi dico cose un po' particolari, ma vengono tutti da grandi studi. E vabbè, fisici, chimici hanno importanza. I deodoranti. Ecco, io sono riuscita a fare un corso solo sui deodoranti, sul danno da deodoranti. Io vorrei che qualcuno di voi imparasse
che quando va a comprare un deodorante prende la confezione. Mio figlio non viene più con me perché si vergogna. Io prendo la confezione e leggo: se ci trovate scritto alluminio, si prende, si poggia. L'alluminio è una cosa che stringe, che fa riassorbire il sudore. E anche quando mi vengono a dire: io uso un prodotto naturale, dottoressa, uso l'allume di rocca, chi è un po' più grande sa che l'allume di rocca lo usava anche mio padre, ma mio nonno specialmente, per quando si tagliava. Quindi è un astringente, è ancora più forte dell'alluminio. Quindi facciamo un danno terribile, ma non terribile, di più, specialmente per i pazienti oncologici. Quindi vedete che dalla stupidaggine, che è un deodorante, passiamo a un dato serio. Da qui ancora più la necessità di far capire queste cose a chi non è del mestiere, ovviamente. Per il trucco e camuflage ci penserà Valentina a parlarvi, che sicuramente è più brava di me, ma una cosa voglio dirvi: tutte si preoccupano dei capelli, e chiaramente quando i capelli cadono e quando cominciano a crescere quei quattro peli, nessuno se li vuole tagliare, e invece dobbiamo obbligarle, perché altrimenti avranno sempre questi capelli poveri. Invece tagliati si rinforzano. E una domanda che scrivono sempre sul centro è: ma ci possiamo tingere i capelli? Sì, ci possiamo tingere i capelli, ma non vi fermate alla presenza della resorcina e dell'ammoniaca. Dovete vedere che non ci sia la parafenilendiammina. Questi tre elementi sono elementi cancerogeni molto seri, ma specialmente la parafenilendiammina, manca a noi sana, quindi figuriamoci sul paziente. Senza queste tre cose, quando la paziente ha il capello anche di un centimetro, lo può tingere tranquillamente, li vendono in farmacia quante ne volete. Questi sono i metalli pesanti che vi dicevo che sono presenti in MAC, Oreal, Clinic, no scusa, e c'è il casino presente, sì. Comunque, la cosa più importante è sapere che oggi con la cosmesi si può arrivare alla patologia e quindi curarla. Il nostro compito è quello che vogliamo avere come compito, è quello di dare dritte possibili per far vivere meglio le persone intorno a voi. Per questo vogliamo coinvolgere le estetiste per superare questo disagio fisico. Amo chiudere sempre con questa frase, perché è vero, quando noi ci preoccupiamo di qualcuno facciamo sempre, e vi ringrazio. Bene, io ringrazio la dottoressa Sani per averci portato nel mondo della cosmesi, proprio qui. Sono presenti in tantissime aziende di cosmesi, ma la cosmesi è importante nel quotidiano, nella cura di se stessi, ma soprattutto poi per i professionisti che la utilizzano e la applicano nei propri trattamenti all'interno dei propri centri. Proprio per questo spesso, come dicevamo prima, la paziente a volte ha più desiderio e voglia di avvicinarsi ad un estetista piuttosto che il medico, che fa sempre un po' paura. E soprattutto per quanto riguarda la bellezza, è normale che l'esperto della bellezza, è proprio in questo caso l'estetista, il beauty expert, il medico estetico, e certamente una paziente che si trova a dover affrontare degli effetti collaterali estetici, appunto quali la caduta delle unghie, delle sopracciglia, delle ciglia, è normale che non può chiedere all'oncologo che ha studiato una vita per curare il cancro e dire: dottore, ma cosa devo fare per le mie sopracciglia? È normale che questa domanda debba essere fatta al professionista giusto. Il professionista giusto potrebbe essere appunto l'estetista, il truccatore, la beauty expert e l'operatore di benessere che si occupa di immagine. Oggi abbiamo anche sempre più consulenti di immagine, adesso va tantissimo in voga l'armocromia, gli esperti appunto del colore, e la paziente che si rivolge a un professionista di bellezza ha bisogno anche di risposte concrete. L'importanza di formarsi, quindi di un operatore di bellezza del settore estetico formato per quello che sono gli argomenti dell'oncologia, è fondamentale, perché non basta più il
semplice consiglio che potrebbe essere adatto a qualsiasi persona, perché bisogna dare un consiglio su misura proprio per la paziente oncologica. È normale che il consiglio che si può dare ad una persona che non affronta le terapie potrebbe non essere adatto o addirittura potrebbe essere considerato pericoloso per la paziente oncologica, perché dobbiamo considerare che chi affronta le terapie oncologiche ha il corpo intriso di farmaci, questi farmaci hanno degli effetti molto forti su quello che è proprio tutto il tessuto, l'organismo, e spesso possono generare delle ipersensibilità o delle iperreattività a quello che possono essere le applicazioni esterne, appunto anche di un semplice cosmetico, il cosmetico che, che la persona normalmente utilizzava nel quotidiano per il viso piuttosto che per il corpo, potrebbe non andare più bene quando si fa chemioterapia, se non addirittura andare ad irritare o a sviluppare un'allergia. Tante volte viene considerato, dicono, beh, se stai facendo chemioterapia utilizza un cosmetico naturale, però vogliamo ricordare che nel caso appunto delle terapie oncologiche il naturale non è sempre adatto, perché a volte vengono a mancare una serie di conservanti necessari o anche potrebbero essere presenti dei principi attivi troppo forti per la cute del paziente e non vanno a rispettare quello che è l'equilibrio cutaneo della persona che sta facendo terapia. Proprio per questo noi cerchiamo di sensibilizzare tutti i professionisti del settore a formarsi, informarsi, fare rete, fare divulgazione, rivolgersi. Quando capite di avere un limite, un buco di conoscenza, che non sapete come affrontare i trattamenti con un paziente oncologico, formatevi, rivolgetevi agli esperti. Noi proprio per questo come associazione OncoBeauty stiamo proponendo proprio qui a Fiera dell'Estetica un corso di basi etico-solidali, e questo corso dà l'opportunità, la possibilità ai professionisti del benessere di ricevere tutto quello che sono le informazioni fondamentali alla conoscenza di quello che sono gli effetti collaterali estetici che subiscono i pazienti che affrontano le terapie oncologiche, perché talvolta anche il professionista del benessere, ma qualche volta anche lo stesso oncologo, non conoscono quali sono gli effetti collaterali estetici, che possono essere non solo la caduta dei capelli, perché tutti immaginiamo che l'immagine, il volto del cancro è quello di una donna senza capelli. Molti non sanno che cadono le ciglia, cadono più volte. Io ho avuto la mia esperienza oncologica oramai di 3 anni fa, e io quando facevo chemioterapia ho perso le sopracciglia 3 volte, mi sono cadute e ricresciute, e in quel periodo, se non avessi avuto la formazione da makeup artist, non avrei saputo neanche come fare, andare in giro comunque senza sopracciglia, senza ciglia. A volte dicono, fai un corso di trucco, la paziente oncologica arriverà al truccatore che gli fa una giornatina di trucco, ma potrebbero non sapere che la paziente oncologica perde anche le ciglia. Il mascara dove lo metti? Se le ciglia non ci sono, come valorizzi la paziente oncologica se non sai come truccarla nel modo giusto? Perché se non ci sono le ciglia, non ci sono le sopracciglia, il mascara non puoi metterlo. Allora in che modo il makeup artist può valorizzare l'immagine di questa donna attraverso il trucco? Anche lì è necessario avere delle specifiche per il trucco oncologico, che sono fondamentali. E per esempio, appunto, io sono anche truccatrice, ma il makeup artist può usare qualsiasi tipo di trucco sulla paziente oncologica? Anche qui c'è da specificare assolutamente no, perché non tutti i cosmetici o trucchi possono essere applicati su una paziente che sta facendo terapia. Anche lì l'importanza dell'ICI, degli ingredienti, è fondamentale. A volte un trucco che oggi potrebbe contenere, siamo nel periodo abbiamo vissuto l'era delle BB cream, poi sono arrivate le CC cream, sempre più oggi vediamo che esistono dei fondotinta che sono a metà tra un fondotinta e una crema, quindi all'interno iniziano ad avere delle presenze di principi attivi e molecole che dovrebbero anche andare dall'anti-age, leggiamo a volte il fondotinta anti-rughe, perché all'interno a volte alcune aziende inseriscono delle molecole che dovrebbero migliorare quello che è l'ossidazione, però quell'anti-rughe
chirurgia potrebbe non essere adatto, quindi all'interno ottenere delle molecole che non sono adatte per il gruppo della paziente oncologica. Se noi come operatori del benessere andiamo ad applicare la crema sbagliata, il trucco sbagliato e andiamo a creare una reazione allergica o di irritazione alla paziente oncologica, questo significa creare danno. È proprio il danno biologico di cui parlavamo poco fa, ma è un danno alla salute, perché una paziente oncologica in terapia che già sta vivendo un episodio drammatico della propria vita e delle enormi difficoltà, si trova a dover affrontare un problema che potrebbe essere estetico, ma se causiamo una reazione sbagliata, una reazione allergica, un'eruzione cutanea, diventa anche di salute. Allora in quel caso non solo creiamo il danno, perdiamo la cliente, perché da operatori del benessere dobbiamo anche essere attenti alla persona come essere umano, ma anche quello che per noi è anche una cliente, e perdiamo un po' tutti. Il benessere del paziente oncologico passa dall'interno, quindi attraverso la psicologia, aiutandolo a percepire la propria immagine e ad accettarla, perché noi non possiamo cambiarla, non possiamo stravolgerla, possiamo aiutarla, però purtroppo se ci sono delle cure di mezzo c'è poco da fare, dobbiamo aspettare che finisca il suo percorso terapeutico, però possiamo aiutarli ad accettare quell'immagine, a convivere con essa e costruire attraverso la psicologia una nuova percezione di se stessi, aiutarle dal punto di vista cosmetico, aiutarle grazie al trucco, aiutarle attraverso la giusta cura di esse con tutto quello che sono gli strumenti del beauty, quindi ben venga il make-up per le pazienti oncologiche, ben venga le creme e tutto quello che sono i cosmetici giusti, i cosmetici sicuri, devono essere cosmetici testati, non possiamo accontentarci del semplice cosmetico perché è naturale e allora naturale va tutto bene, no, abbiamo bisogno anche di test dermatologici e quindi di affidarci in questo caso al consiglio di un cosmetologo che abbia l'esperienza come qui la professoressa Sati. Io con questo voglio ricordare a tutti, possiamo tutti insieme, noi professionisti del beauty, cambiare volto al cancro. Cambiare volto al cancro è proprio lo slogan di OncoBeauty, che è un'associazione che promuove la bellezza e il benessere per le pazienti oncologiche. Vogliamo sensibilizzare tutti perché è una cosa estremamente importante ed è un tema sociale che oggi colpisce sempre più persone, ma soprattutto l'età si è abbassata tantissimo. Un tempo assistevamo a l'amica, il parente, la persona che sembrava un po' lontana da noi, ma sempre più donne, anche uomini, anche di età inferiore, vengono colpiti dal cancro ed è per questo che dobbiamo essere pronti ad aiutarli e ad assisterli anche dal punto di vista estetico. E proprio oggi qui, visto che parliamo di bellezza, portiamo questo tema per sensibilizzare tutti. Io ringrazio le dottoresse. Potete trovarci online su Facebook, su Instagram, cercando www.oncobeauty.it. Abbiamo dei canali social abbastanza dinamici, siamo anche simpatiche da seguire, quindi non vi aspettate tristezza da noi. L'oncologia non deve essere né tristezza né negatività. Noi cerchiamo di dare speranza ai pazienti, ma anche alle persone che sono intorno a loro, agli amici, ai parenti e agli operatori del beauty che si occupano di loro. Prendersi cura di se stessi e degli altri è importante, cercateci online, appunto su Facebook, Instagram, YouTube. Se potete donare, donate, donate tantissimo. Le nostre associazioni vivono grazie alle donazioni. La generosità degli altri, anche un euro, un piccolo contributo, diventano il sorriso sul volto di una donna che ha visto profanare la propria immagine, perdere la spensieratezza, soffrire, ma a volte quel piccolo contributo diventa una lezione di trucco che le renderà felici, che le aiuterà la mattina a svegliarsi e rinnovare la propria immagine davanti allo specchio e amarsi nuovamente. Per aggiungere una cosa, tra l'altro questa donazione ci permetterebbe, come abbiamo intenzione di fare io e Valentina, di fare una volta al mese, insomma decidere dove e quando, dove sia studio, fare dei trattamenti
di dermopigmentazione, ad esempio per il seno, per le donne che non se lo possono permettere in maniera gratuita. Ovviamente il materiale per la dermopigmentazione costa, e allora il fatto di avere dei contributi ci consente di poter lavorare un po' più liberamente senza anche caricarci in maniera individuale, ma pro loro, perché noi non chiediamo nulla, è gratuito, e quindi poi toccherà sempre a qualcuno contribuire in qualcosa, e quindi vi saremo grati fin da ora. Grazie. Bene. Vorrei portare qui sul palco una parte fondamentale del nostro team. Come avete visto, noi siamo gli specialisti del beauty, ma abbiamo il comparto fundraising. Fundraising è per noi è Daniela Perardi, che si occupa di aiutare la nostra associazione a trovare proprio i fondi per svolgere queste importantissime attività. Grazie ai fondi che noi riceviamo dalla generosità di tutte le persone, tutti possono donare, dalle aziende ai professionisti, alle singole persone, tutti possono donare per aiutarci a realizzare questi progetti che vedono proprio come protagoniste le pazienti oncologiche. Daniela, il tuo compito importantissimo è quello di aiutarci a reperire questi fondi. Come possono donare, come possono aiutarci gli altri? Allora, sì, come dicevi tu, le donazioni per noi sono fondamentali. La sostenibilità dell'associazione è legata evidentemente proprio alle donazioni, che possono essere individuali, quindi ovviamente potete andare sul nostro sito, trovate tutte le modalità ben spiegate per farlo, ma soprattutto è importante riuscire a realizzare delle partnership con delle aziende. Queste partnership possono avere diverse forme, le possiamo costruire insieme a seconda delle vostre realtà, a seconda delle vostre disponibilità, della vostra sensibilità. Quindi possiamo fare, non lo so, delle donazioni in forma di merci, se per esempio avete del materiale che per noi può essere utile per lavorare, diceva prima la dottoressa Assalti, anche per fare questa attività di volontariato che loro vorrebbero fare, quindi quello che è necessario. Oppure invece delle donazioni vere e proprie, oppure invece delle forme di collaborazione mista. Insomma, ci sono tantissime modalità per poterlo fare. Quello che mi piace sottolineare è che questo beneficio sicuramente sarà dell'associazione, non c'è dubbio, a favore delle pazienti, assolutamente, ma lo è anche per l'azienda che si propone, perché evidentemente fregiarsi di una medaglia così bella come quella che è di impegnarsi per il sociale fa evidentemente guadagnare dei punti, permettetemi di dire così, anche all'azienda Profit, quindi questo è importante, è uno scambio, cioè è un aiutarsi reciproco, quindi davvero insomma ci farebbe piacere se voi ci aiutaste e se diffondeste la voce che abbiamo bisogno di donazioni, quindi grazie a voi tutti. Io ringrazio tutti e concludo questa giornata di interventi dicendo aiutateci a cambiare volto al cancro, tutti insieme possiamo farlo e noi professionisti del settore del beauty abbiamo una grandissima responsabilità e siamo noi ad avere nelle mani l'opportunità di aiutare le pazienti oncologiche a sentirsi ed essere sempre più belle. Aiutateci a cambiare volto al cancro. Grazie a tutti e buona serata.